Ciao a tutti, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video e benvenuti nel mio bagno. Non notate il casino, ma sì, non ho spazio di tenere i trucchi a vista. Chiudiamo questa parentesi. Vi ricordo però, prima di iniziare il video, che se vi va potete seguirmi su Instagram, mi trovate come @alicelatte_basso e che alla fine del video saluterò 5 di voi. Quindi se vi va, arrivate fino a quel punto. Allora sì, questa è la mia faccia di prima mattina. Come sono bella. Ho anche questo brufolo che chiameremo Jimmy, mi piace il nome Jimmy, e oggi volevo mostrarmi la mia skincare mattutina, ovvero cosa faccio per prendermi cura della mia pelle di prima mattina. Fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace, perché se vi piace vi porto anche quello che faccio la sera, che differisce dai prodotti che uso, anche se alcuni sono uguali, ma solo alcuni. Allora, innanzitutto, prima di iniziare la mia skincare mattutina, mi tolgo gli occhiali, quindi ora sarò un piccolo topo cieco. E mi leggo i capelli perché non so come si fa a fare la skincare senza legarsi i capelli. Quindi con l'elastico, questo qua trasparente, faccio una pettinatura che definirei a caso. Voilà! Allora, per prima cosa prendo un dischetto di cotone, di questi qua piccoli, che volevo ordinare su Amazon i dischetti quelli riutilizzabili perché ne uso veramente tanti. Quindi quando finirò magari queste confezioni di dischetti che mi sono rimasti, prenderò quelli. Allora, l'acqua micellare che sto usando è questa qua di Balea, che trovate da DM, costa pochissimo, però non ve la consiglio molto. Allora, è consegnata per pelli secche e sensibili, per questo io l'ho presa, perché ho la pelle sia secca che sensibile, quindi mi sembrava perfetta per la mia tipologia di pelle. Però diciamo che fa un po' di schiumetta, soprattutto quando andate a levare il make-up. Ora io lo uso solo per dare una prima pulizia alla pelle, però quando andate, diciamo, a levare il make-up, non è proprio il massimo perché fa una schiumetta odiosa. Ok, dopo che ho passato l'acqua micellare, aspetto un po' che si asciughi. Comunque, nel mentre che si asciuga, volevo dirvi che ho deciso di registrarla oggi, la mia skincare del mattino, perché diciamo che 2 o 3 volte a settimana la faccio un po' più completa, quindi usando anche scrub e maschera. Ok, adesso che mi si è asciugata l'acqua micellare, è ora di passare al detergente. In questo momento sto usando questo qua, sempre di Balea, che è la stessa marca dell'acqua micellare che vi ho fatto vedere prima. Questa qua è una schiuma detergente con aloe vera, quindi dovrebbe essere idratante, appunto, avendo la pelle secca mi serve. E ne uso proprio una pompettina, perché di questi qua schiumogeni. E poi la spalmo appunto sul viso, anzi forse me ne serve un pochino di più. Sì, dai, anche due spompettatine. E o la vado a schiumeggiare. Schiumeggiare, un nuovo termine, con le mani, oppure uso questo mini foreo che assolutamente non so neanche il nome. Ah, e ci tengo a precisare che non è un video sponsorizzato da nessuno, e questo è tutto stato acquistato da me. E comunque questo qua l'ho trovato nel calendario dell'avvento di Amazon Beauty che abbiamo aperto insieme sul canale. Mi ci trovo anche abbastanza bene, anche se penso che in realtà questa cosa possa essere fatta dalle mani o anche da una semplice spazzola con le spatole, ad esempio io anche questa qua facendo così va benissimo. Forse questo qui è leggermente più delicato. Comunque faccio questo per circa 1 minuto e poi mi sciacquo il viso. Ok, ancora grondante. Io cosa faccio? Ho un asciugamano in microfibra, questo qua è della Decathlon per i capelli, però io lo uso per il viso, e tampono. Tampono per non sfregare, perché sennò, avendo la pelle delicata, mi ritrovo con i rossori. Ok, lascio ancora un po' il viso umido e sì, fantastico! Mi sono buttata l'acqua addosso. Va bene, proprio real life. Ma capita anche a voi, ma ditemi un po'. Comunque, lasciando ancora un po' la pelle umida, uso questo peeling, che è un cream peeling, quindi un peeling ma cremoso, e a me piace molto, sa di pesca. Secondo me sì, no, albicocca, scusate, albicocca, sempre della marca Balea, acquistato da DM. Comunque sul canale c'è anche un haul dove vi facevo vedere i prodotti di Balea, che se vi interessa potete andarlo a vedere. E mi faccio questo scrub. Allora, a me piacciono gli scrub non troppo delicati, perché facendoli appunto 2 o 3 volte a settimana, voglio comunque sentirlo sulla pelle, perché avendola secca mi si creano tutte delle pellicine. Che mi piace portare via appunto quando faccio uno scrub, e con quelli troppo delicati non funziona così bene secondo me lo scrub, quindi preferisco questi qua un pochettino più aggressivi, ovviamente da non usare tutti i giorni. Invece se volete usare uno scrub tutti i giorni vi conviene assolutamente uno scrub meno aggressivo, perché sennò vi rovinate la pelle.
Ok, quindi massaggio bene, soprattutto nelle zone dove si creano più imperfezioni, quindi mento, naso e anche le guanciottine qui e fronte, che è la zona T, e poi risciacquo. Veramente bella questa macchina, uffa. Sono un disastro. Visto che oggi, come vi ho detto, la skincare più completo, ho deciso di fare anche una maschera, visto che mi stanno uscendo qualche imperfezione, una maschera anti-imperfezioni, anche se dopo andremo a farne una anche idratante, perché io solitamente dopo la maschera anti-imperfezioni applico sempre una idratante, perché questa mi lascia comunque la pelle un po' secca e mi dà fastidio, la crema non mi basta. Quindi uso questa qua di L'Oreal, mi sembra, l'argilla pura, maschera anti-imperfezioni, che va tenuta in posa circa 15 minuti. Faccio vedere un po' la consistenza di questo blu meraviglioso, quando la mettete sembrate dei puffi. Quindi andiamo a metterla. Ok, vedete come sembra proprio dei puffi? Non so, è proprio azzurra azzurra, non so come la vedete voi alla luce, ma è proprio azzurra. E noi quindi ci vediamo fra 15 minuti. Eccomi qua, sono passati 15-20 minuti, la maschera è asciutta, quindi direi che è il momento di sciacquarla. Comunque questa maschera, anche se si asciuga, non tira particolarmente la pelle, quindi io ve la consiglio, anche perché l'ho già usata parecchie volte, così finita in realtà. Mi mancheranno 2-3 applicazioni, ve la consiglio, non è male. Mi sciacquo. Ok. Dovrei essere asciutta, vi faccio vedere la maschera idratante che ho scelto di usare, questa qua di Coco Star, che è al cetriolo e ha tutte appunto le formine del cetriolo, quindi anche carina da mettere. Anche questa va tenuta in posa 15-20 minuti, quindi ci vediamo fra 15-20 minuti. Ok, sono passati 15-20 minuti, quindi è il momento di rimuoverli. Io prima di rimuoverli li spalmo un po'. Quindi man mano che li tolgo, spalmo un po' tutto il liquidino che hanno, così boh, va su tutta la pelle, perché allora non sono proprio le mie maschere preferite, sono molto divertenti da fare, anche molto carine da vedere con le varie forme, però diciamo che mi sembra che non facciano appieno il loro lavoro, perché comunque non vanno proprio su tutto il viso, hai queste forme, quindi qualche zona ti rimane scoperta. Ok, ora cosa faccio con le mani? Continuo a farlo ben bene assorbire. Ora che è del tutto assorbito, cosa faccio? Innanzitutto metto la crema per il contorno occhi. Io sto usando questa qua, che in realtà è della Sien, che quindi trovate alla Lidl, che non è male come skincare, a me piace. Voglio anche provare la crema idratante del viso della Sien. Questa qua ho sbagliato a comprarla perché in realtà è quella antirughe, però comunque va bene lo stesso, l'ho quasi finita, quindi dovrò poi pensare di prendere un'altra. La metto qua sotto e con l'anulare, che è il dito più delicato, lo vado a mettere. Io lo metto anche un po' sulla palpebra, tanto questa qua non brucia, massaggio. Ok, massaggio bene. Non so se andrebbe fatto di metterlo anche sulla palpebra, però io boh, lo faccio per evitare la palpebra cadente. Ok, poi metto questo olietto della linea Garnier Bio alla lavanda, che è un olietto illuminante e levigante, però a me in realtà gli oli servono perché appunto avendo la pelle secca mi aiutano parecchio, quindi a volte lo uso al posto di un siero. Anche questo qua lo metto sul collo. Ok, e anche se non si è assorbito del tutto, continuo con la fase finale della mia skincare, che è appunto applicare una crema. Solitamente metto la crema idratante, che ve la faccio vedere, anche questa qua è della DM perché è di Balea, che è una classica crema idratante per pelli secche, però visto che in questo periodo ho un po' più di imperfezioni, uso questa, che anche questa qua è idratante ma aiuta con le imperfezioni, ed è della Garnier della linea Skin Active. Ne metto anche un pochettino sul collo. E con dei massaggi la faccio assorbire. Questa qua, anche se poi vi dovete truccare, anche se io oggi non so onestamente se mi truccherò, non rimane pesante perché si assorbe del tutto e quindi mi piace parecchio. Ok, dopo averla fatta assorbire bene, io mi lavo le mani, sto usando questo sapone qua che trovate da Eurospin, purificante, che ha un odore pazzesco. Perché non so, mi dà fastidio avere tutte le cremine sulle mani, infatti non sono proprio un'appassionata di creme per le mani. La mia skincare è finita, io vi ringrazio per aver visto questo video, fatemi sapere voi che prodotti utilizzate, se le maschere che ho provato, i prodotti che ho utilizzato io, voi li utilizzate, il vostro parere. Ma ora è il momento di salutare 5 di voi, che sono gli ultimi che, sì, gli ultimi, i primi 5 che hanno commentato l'ultimo video. Quindi voglio salutare Killer, che spero
perché che non sia perché mi vuoi uccidere. Poi Sara Sangalli, Valbona Imeri, Loblin Kaur e Mister Becchino 79, anche tu ti prego, non mi uccidere, anche tu. Oh. E niente, io vi ringrazio per aver visto questo video. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, condividete il mio video se vi è piaciuto e noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!